signori, eccoci qua per la seconda parte dell'intervista. Gara 2 al completo. Vediamo Speedy e vediamo Amerigo Ventura che stavolta non prende. Non va addosso alla sponda ed è all'inseguimento della sesta posizione di Spider-Man. Grandi rischi dell'Amerigo, ma giustamente giovane, vuole essere un campione, è un campione e sta combattendo. Vediamo Speedy al salto della casetta, vediamo Amerigo molto forte veramente su questa discesa. Ha praticamente preso Speedy, certo Speedy ormai 38 anni ragazzi, dominatore della QX2 nel 2009 ci pare, o 2008, ormai sta tendendo di entrare nella QX4, Speedy si sta difendendo, Amerigo lo ha passato, no, Speedy regge, grande Speedy, leone! Oh madonna, Nicola Sino si risca dalla cabina, eccolo qua, arriva il secondo, Pente è passato e all'inseguimento signori della quinta posizione. Il direttore di gara sta, mi pare, per dare i due giri. E due giri lo andiamo a prendere, rimontare credo dall'ultima fila, dall'ultima posizione, sia veramente un ottimo risultato per Amerigo Ventura. Adesso ritorniamo sul pilota a cui devono essere fatti i migliori complimenti. Le rimonte sono una bella cosa, per carità di Dio, ma ricordiamo che i complimenti soprattutto vanno fatti a chi è in testa e a chi sta dominando, sia l'italiano che l'europeo. Nicola Montaldini, signori, lo vedrete tra poco, arriva, spettacolare, appena inizia la discesa, lui mette giù le ruote, vediamo il primo pilota, Nicola Montaldini 20 metri in più, apertura, arriva in bandiera blu, il direttore di gara ha indicato il pilota che è doppiato, credo sia... Ecco Martin Lisca, grandissima gara anche per lui. Beto non molla, spettacolare. E adesso vediamo Massimo Neri che un po'. Prossimo giro vi prendiamo la chiusura, un'altra chiusura di Nicola Montaldini del salto della casina, perché è qualcosa di spettacolare. E signori, Amerigo Ventura, quinta posizione all'inseguimento di Massimo Neri. E qui Massimo, duro Massi, siamo con te, abbiamo più o meno gli stessi anni, sono un po' più vecchiotti, con un feroce lupo come Amerigo Ventura alle spalle, vent'anni, Amerigo Ventura è sede del setano. Spettendiamo Nicola Montaldini. Ecco Amerigo, ragazzi, ancora presto, guardate, si riconosce. Ed eccoci, Nicola Montaldini. Guardiamolo, seguiamo la traiettoria perfetta, nonostante il fatto che sia ancora lo stia tirando l'anno primo, però lo seguirete al salto della casina. Eccolo, Nicola Montaldini, salto della casina, spettacolo in aria, controllo. Grande Nicola. Numero uno. Adesso vediamo. Vediamo Amerigo Ventura.
non c'è stato per Nicola, anche il suo cancare di lui, dopo il non ci sono punti della Roma dove Nicola. Però lo stiamo andando a prendere, lo stiamo andando a prendere. Con il pilota della Giulia Cecca, Marco Nuccia. È lontano però ragazzi, non facciamo tipo né per Massimo Neri né per Amerigo Ventura, perché due grandissimi piloti italiani, li stimiamo entrambi. Beh, Amerigo Ventura ovviamente è un astro nascente, Massimo Neri è la gara del miracolo questa, però pilota di una certa età, Neri, non è certo ragazzino. E Nicola Montaldini che sta andando a prendere Amerigo Ventura. Ecco il nostro Amerigo, lo vediamo provato dalla rimonta a rimontare veramente dura. E guardate Nicola Montaldini cosa sta arrivando. Gioca con le moto. E Nicola quando vede qualcuno davanti anche se un doppiato, ce l'ha nel sangue, deve prenderlo. Un giro, diciamo che il quarto posto di Massimo Neri è più che mai assicuro. Nossa, si è fatto male dentro ragazzi, l'ultimo giro ma si è fatto male veramente. No, oh, mi dispiace, si è fatto male quel ragazzo, è un altro ragazzo veramente onesto, tutti in quadi, sempre con il sorriso, sempre pronto a giocare, scherzare, e in pista signori gas, ma tanto gas, manciate di gas come direbbe il grande the president Claudio Simonini. Ricordiamo che stiamo inquadrando il giro conclusivo di Nicola Montaldini, semplice spettacolo, fresco come primi metri. Massimo Neri all'arrivo, un giro secondo me dentro il casco, Massimo sta pensando, Dio mio, finalmente. Ed eccovi signori, vittorioso al campionato europeo, vittorioso in tutte le gare a parte una mancia che è stato retrocesso per la fonometrica. Campionato italiano, dominio totale, grande Nicola, Amerigo Ventura. Vediamo, controlliamo la posizione di... Sicuramente nessun problema per Maffilisca, ma vediamo la posizione di Veto che potrebbe essere... No, non ce la fa. Neri ha mollato veramente lontano. Comunque, signori, Nicola Montaldini così giocando ha doppiato il quinto. Nell'italiano è arrivato a doppiare anche il secondo, più volte. Signori, Veto si è fatto veramente male, guardatelo questo ragazzo storico, una persona fantastica. Signori, alle interviste, dopo gara, un saluto dal Fero, partista.it.